Quest'oggi siamo tornati su Way of the Hunter e ci troviamo di nuovo qua nella mappa della Valle dei Nasi Forati. E confronto all'ultima volta, ho comprato un sacco di equipaggiamento. Infatti, come vedete, sono riuscito a prendermi lo Steyr Monoblock, che è un fucile a bolt action calibro 308 Winchester. È un ottimo fucile di grado di caccia 5, quindi un ottimo fucile per i cervi. L'ho già provato, è un ottimo fucile, è stupendo, ma dopo lo andremo a provare meglio. Così potete vedere anche voi come funziona. Abbiamo poi il nuovo mirino che ho appena comprato, un 18x, che è il miglior mirino al momento disponibile nel gioco. L'ho pagato 4.400, mi pare. Mentre che lo Steyr Monoblock è il fucile di precisione più costoso che c'è al momento nel gioco. Infatti costava 6.700, mi pare. E abbiamo finalmente con noi anche lo Steyr SM12, che è un calibro 300 Winchester. Questo qua, come vedete, è grado di caccia 6, quindi è un ottimo fucile per le alci, in questo caso che oggi andremo a cacciare, ma anche per orsi, cervi rossi e mi pare anche i wapiti, se non sbaglio. Abbiamo poi anche un nuovo richiamo, che è il richiamo per il cervo nobile, che sarebbe il cervo rosso. Questo perché sono già andato a cacciare i cervi rossi nella mappa Transilvania e io ho già trovato anche un trofeo, che purtroppo non è un cervo rosso di livello 5. Cioè, di 5 stelle in realtà, no, qua non sono livelli, ma bensì stelle. Ma bensì di 4 stelle. Che comunque è un ottimo primo trofeo che posso posizionare nella lodge. Quindi alla fine del video andremo a posizionarcelo nella nostra lodge. Ma ora direi che possiamo iniziare. Partiremo da questo punto della mappa, anche se ancora non ho la licenza per cacciare, come vedete, là sopra in alto compare permesso di caccia necessario. Ma se ci spostiamo leggermente più in basso di questo confine qua, questa linea qua, quasi trasparente, da cui posso cacciare e si trovano un sacco di alci che sono un ottimo modo per fare soldi. Quindi direi che possiamo iniziare, ma vi ricordo, raga, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. E in descrizione potete trovare diversi link, tra cui quello del mio server Discord, dove potete trovare delle informazioni riguardo Way of the Hunter e i vari The Hunter. Quindi vi ricordo di farci un passaggio, ma ora direi che possiamo iniziare. E sembra proprio che qui davanti a noi abbiamo le prime alci. Sembra che abbiamo un'alce adulta da una stella e un'alce giovane da una stella. Quindi direi ovviamente che ci prendiamo l'adulto. Questo perché ci pagherà di più, dato che è adulto e ha più massa corporea. E inoltre è un adulto molto piccolo, dato che ha solo una stella. Ovviamente per le alci dobbiamo utilizzare il 300, che è questo fucile qua. Ora vorrei un attimo capire meglio la sua distanza e vorrei aspettare che si giri in un modo un po' migliore, perché il 300 è molto forte sulle alci, però bisogna un attimo aspettare che si giri un po' meglio. Tra l'altro la particolarità di questo mirino è stupenda. Come vedete, zoomando si muove in pratica quel pezzettino che gira attorno al mirino, che sarebbe proprio quello per zoomare o tornare indietro. Allora, si sta muovendo e non è male effettivamente come posizione. Quindi tra l'altro, come vedete, questo parte con un'energia di 4640 joule, quindi solo qualcosina. E direi vitale perché ha fatto uno scatto non decisamente. Eccolo lì, è già giù. Come vi ho detto, il 300 sulle alci è potentissimo. Ve lo consiglio assolutamente come fucile, perché con fronte al 338 che costa un sacco, questo è decisamente stupendo. Ora vi mostro anche la ricarica. Tra l'altro, adesso sono vicino all'acqua, quindi non vi sentirete più molto. Ma comunque, come vedete, sto per sbloccare questo, che accelera del 25% l'inserimento del proiettile. Quindi ciò vuol dire che per i fucili sarebbe il 25% l'inserimento del caricatore. In pratica, velocizza la ricarica del 25%. Mi manca solo più un colpo al polmone, al cuore, quindi un colpo vitale in pratica. Me ne manca solo più uno, e poi dovrei aver completato. Questa dovrei poter bloccare questo vantaggio. Allora, non è andato molto lontano, fortunatamente. Tra l'altro, qua abbiamo questa Dreamstone che credo di aver già. Sì, esatto. E tra l'altro, si abbeverano raramente. Quindi, siamo anche riusciti a trovarli. Eccolo qua. Non è molto grosso, appunto, come vi ho detto. Vedete che è molto piccola come alce. Quindi, direi che possiamo semplicemente confermare. Eccola qua. Polmone destro e sinistro. E come vedete, l'ha battuta molto velocemente. Il cuore è leggermente più in basso e se si prende al cuore si uccide istantaneamente, quindi ottimo. Ovviamente non è molto grosso, è comunque un adulto, ma ce ne sono alcuni che arrivano fino a 580 kg, quindi molto di più, perlomeno è il più grande che ho trovato io.
E si può vendere in questo caso, come vedete, anche questo che non è gigante, possiamo già venderlo per 1037 soldi. Perché come vedete possiamo vendere 402 kg di carne e la pagano... Anzi no, preso da vendere? Allora sì, ci sarà qualcosina in meno, ma comunque più o meno è quello lì. 1037, quindi un sacco di soldi. E tra l'altro mi servono i soldi perché poi vorrei comprarmi in futuro questa zona qua. Il bacino idrico dove si trova un sacco di alce, quindi un sacco, si fanno un sacco di soldi. E sinceramente credo che sia il miglior modo per fare dei soldi. Bene, anche questa volta abbiamo delle alci. Ne ho vista una giovane, un maschio giovane, che aveva un palco stupendo. Quindi probabilmente quello ha un potenziale genetico veramente elevato. Quindi direi di lasciarlo vivo e di prenderci questa femmina. Vi voglio mostrare tra l'altro una cosa che non vi ho fatto vedere nell'ultimo video, ovvero che se spariamo all'alce, vabbè, comunque spariamo, tanto abbiamo sbloccato nuovo vantaggio, quindi l'abbiamo preso a un organo vitale. Ma come vedete non ha caricato il prossimo colpo nella canna. Questo perché sto tenendo premuto il tasto per sparare. In questo caso per me è il tasto sinistro del mouse. Se ora lo lascio, come vedete ha appena ricaricato. E questa specie di... sono dei piccolissimi dettagli che però sono veramente stupendi. Perché nel caso tu vuoi vedere magari se l'alce o comunque qualunque altro animale che hai colpito, magari vuoi vedere se l'hai preso vitalmente oppure no, effettivamente è un'ottima cosa. E effettivamente è anche comodo, perché ho notato che mentre carica il colpo nella canna, in pratica il mirino diventa tutto scuro. Questo perché ovviamente non è in posizione ottimale per poterci guardare all'interno e quindi si oscura. E questo ogni tanto fa sì che non si veda il colpo come è andato a finire. Ecco qua la macchia di sangue. Purtroppo è lento, ma credo di aver colpito un solo polmone. Ma comunque con il 300 dovrebbe morire abbastanza velocemente. Non ho capito cosa è successo, ma sono scomparse le tracce di sangue dell'animale e non ho trovato nemmeno l'alce. Credo che sia un bug. Ma se guardiamo qua, io avevo segnato qua la traccia, l'ultima traccia di sangue che avevo trovato, e non c'è più. Letteralmente è scomparsa la traccia. Credo che sia un bug, anche perché poi ce n'era una che passava sopra alle rocce qua, una macchia di sangue, e ora non c'è nemmeno quella. Quindi non so se sia un bug, ma molto probabilmente sì. Quindi mi sa tanto che abbiamo perso l'alce. Peccato. E direi che abbiamo delle altre alci. Abbiamo di nuovo un maschio che forse è lo stesso di prima, ma non credo. Direi che comunque possiamo provare a prenderlo, già un'angolazione non male. Speriamo stavolta di farlo ucciderlo sul colpo, così almeno non dobbiamo seguirlo. Appena muove un po' la testa, eccoli. E è sembrato vitale. Non lo so, forse col secondo colpo non l'ho presa. Mi sa tanto che il secondo colpo non l'ho presa, ma con il primo dovrebbe andare giù. E lì a quella zona ci sono anche dei white deer. E uno sembra che abbia un palco abbastanza buono, quindi vorrei andare a controllare. C'è anche un'altra alce, un'alce giovane. Mi pare che la mia alce è andata giù in quella zona lì. Sì, infatti lì è ancora viva, ma dovrebbe morire se è giù. Perfetto. E direi proprio che abbiamo anche i nostri cervi coda bianca. Quindi mi sa che è il momento di poter provare il nostro fucile 308 Winchester. Io l'ho già provato, così ve lo mostro anche a voi. Ora, se si fermasse un'altra volta come l'ho fatto prima, ecco, 150 metri dovrebbe andare bene. Ah, purtroppo devo attivare il senso del cacciatore, altrimenti... Ecco qua. Ed è vitale. Vediamo dove va giù. Eccolo lì. Come vedete il 308 li abbatte praticamente subito. È un ottimo fucile per i cervi, anche se è un po' costoso. Però è un ottimo fucile. Qua tra l'altro abbiamo la nostra alce. Eccola qua. Un alce maschio. Polmone destro, cioè sinistro. Purtroppo abbiamo sfiorato il cuore,
ma non l'abbiamo colpito. Devo mirare leggermente più a sinistra e prendiamo il cuore. Altezza è giusta, però. Abbiamo un po'. E non è molto pesante, infatti, come vedete. Non mi paga molto. Voglio vedere la genetica. Solo 59%? Poi non è neanche molto. Ok, quindi comunque abbiamo ucciso un alce giovane, che comunque la genetica non era molto alta, quindi va bene lo stesso. 387 soldi, benissimo. E ora direi di andare a confermarci quell'altro cervo coda bianca. E poi ci spostiamo di zona. Voglio andarmene in questa zona qua sotto, dove l'ultima volta c'erano dei cervi anche abbastanza buoni. E voglio andare a controllare se abbiamo per caso un 4 stelle o addirittura 5 stelle, che effettivamente sarebbe il mio primo trofeo, dato che al momento 5 stelle completi ancora non li ho trovati. Ecco qui il nostro cervo coda bianca, ovviamente è un adulto da una sola stella, quindi l'abbiamo abbattuto per quello. Polmone destro e sinistro, quindi colpo vitale. 69% di genetica, come vedete il palco è super asimmetrico, è stranissimo questo palco. Abbiamo poi tutto il resto, 461, non è molto, ma comunque meglio di niente. E finalmente piove, la prima volta che vedo la pioggia in questo gioco. E devo dire che non è per niente male la pioggia, Non mi dispiace, anche la terra, come vedete, è un po' bagnata. Non è male, effettivamente, è la prima volta che la vedo, ma non è male. Ci sono decisamente anche qua alcuni cervi. Non ne vedo nessuno di troppo grosso, ma vorrei per sicurezza richiamare le femmine, così magari si tolgono da davanti ad alcuni. Dovrebbe essere questo richiamo, sì. Ecco qui. Direi che il migliore tra tutti da poter prendere è uno tra questi due qua maschi adulti. Forse quello lì, perché è in un'angolazione migliore. Allora, sono entrambi adulti maschi. Direi di provare a prenderlo. Vitale. Dobbiamo fare attenzione perché con la pioggia mi pare che le tracce di sangue scompaiono. E dovrebbe andare giù da queste parti. Direi proprio che dovrebbe essere andato giù da queste parti. Tra l'altro, guardate qua, se adesso rilascio il tasto sinistro, carica il colpo anche senza mirare. Ed è una cosa stupenda. Direi che quindi possiamo andare a vedere dove è andato giù. Ed eccolo qua. A quanto pare le tracce però non vengono cancellate, quindi forse solo ogni tanto succede. Ma comunque, sangue con bolle d'aria, quindi ovviamente colpo vitale, non è molto grosso, ma direi di confermare lo stesso. E polmone destro, sinistro e arteria, colpo super vitale. E 30% solido di genetica, come vedete il parco è letteralmente asimmetrico, ma proprio tantissimo. Abbiamo poi, sì, beh, il resto non c'è niente da vedere. Comunque 401 di soldi. E sembra finalmente che abbiamo qualche cervo un po' più grande. Abbiamo finalmente un cervo mulo da 3 stelle, come potete vedere. E purtroppo è dietro al cespuglio, quindi dovremmo aspettare un attimo che esce da lì dietro. Eccolo qui, finalmente si sta muovendo. Direi che possiamo fargli un colpo. Dovrebbe essere più o meno a 130 metri, mi pare. Anche meno, 107 metri, quindi direi che possiamo azzerare la fucile a 100 metri. E appena alza la testa provare a fare un colpo. Ha un ottimo palco, è un cervo mulo. Purtroppo devo aspettare un attimo che sia assolutamente in una posizione decente, perché non voglio fare un colpo brutto. Direi vitale, ha fatto il salto, quindi è un colpo vitale. Vediamo appena cade. E eccolo lì, dovrebbe sempre andare giù. Eccolo lì. Più o meno dovrebbe essere in quella deviazione. Tra l'altro vi mostro la ricarica di questo fucile. E come vedete è molto più veloce adesso la ricarica, perché abbiamo sbloccato il vantaggio di ricaricare il 25% più velocemente. Ed eccolo qui. Fortunatamente è pure andata in una posizione abbastanza decente. Possiamo farci uno screenshot effettivamente. Vediamo di metterci in posizione e facciamoci una foto con l'animale. Vediamo com'è che rimane. Sì, non è male. Ecco qui. Dovrebbe non essere male, purtroppo non si vede molto lo sfondo. Lui rimane un po' nell'erba, ma non importa. Tra l'altro, come potete vedere, possiamo modificare un sacco di cose, tra cui l'ora del giorno. L'ultima volta non ve l'ho fatto vedere. Modificare l'ora del giorno,
per trovare la migliore illuminazione. Direi che una cosa del genere potrebbe andare bene. Quindi facciamoci una foto e poi ne facciamo una con la grafica base. Benissimo. E ora direi di confermare l'animale. Polmone sinistro, quindi singolo polmone. E morto abbastanza velocemente comunque. 3 stelle, purtroppo l'ho ucciso perché era anziano. Quindi se l'avessi ancora lasciato sarebbe morto probabilmente. Non l'avrei più trovato. 5 stelle per, per come l'abbiamo cacciato. 63% per il PAL. Quindi non era comunque, la genetica non era comunque molto elevata. Direi di venderlo e ora direi che possiamo tornare alla lodge. Ed eccoci qui quindi. Dato che è il mio primo trofeo, vorrei posizionarlo in questo punto qua. Eccolo qui. Direi questa qua. Vorrei selezionare anche la posizione. Credo. In realtà non mi sa di no. Credo che la posizione sia questa. Ok. Direi proprio che questa. Quindi come vedete, cervo rosso da 4 stelle. Un ottimo trofeo. E purtroppo però non abbiamo i soldi per poterlo posizionare. Quindi mi sa che lo faremo in un prossimo video. E direi quindi, io raga spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre saluto le persone che hanno donato al canale fino ad ora. Grazie mille a Lizberet14Gaming94 e Hunter22, grazie mille per la donazione. Io raga spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto. Noi ragazzi ci vediamo. Ciao.